E ben ritrovati ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico 7D Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con interesse ed entusiasmo. Se non siete iscritti al canale, vi invito a iscrivervi al canale, pollicione in alto e partiamo subito. Allora, oggi sono uscite varie indiscrezioni circa il portiere e poi un difensore, ovvero Soyuncu, il difensore turco dell'Leicester. Andiamo a parlare subito, ragazzi, partiamo col difensore. Allora, l'indiscrezione è arrivata dal messaggero di questo difensore. Io ve lo vado a dire subito: la Roma non sta su Soyuncu assolutamente perché ha un preaccordo con l'Atletico di Madrid. L'Atletico di Madrid non ha potuto portarlo in Spagna semplicemente perché è sotto la morsa del fair play finanziario e non poteva inserirlo per via degli ingaggi, ragazzi, quindi sono un pochettino limitati, ma l'hanno messo a disposizione per l'estate. Quindi assolutamente no, la Roma non sta su Soyuncu. Ha chiesto informazioni precedentemente, le notizie sono vecchie, quindi no, ragazzi, smentita totale. Per quanto riguarda i portieri, ci sono tre portieri che la Roma sta visionando, nessun altro, non c'è né Cranio, ho letto di Cranio, ho letto di altri portieri. No, ragazzi, il primo è Vicario, che vi avevo dato la notizia. In anteprima io non la trovavate da nessuna parte e ve lo posso assicurare, la trovate qua nel canale. Vicario da novembre, ragazzi, Vicario da novembre, la Roma lo sta monitorando, ha chiesto informazioni, lo ha messo in lista. C'è stato un contatto con l'Empoli, probabilmente vedremo cosa succederà. Il secondo è Altay Bayındır del Fenerbahçe, c'è anche l'Inter su questo giocatore, ci sono addirittura altre due squadre della Serie A. È a parametro zero, si svincolerà a giugno, ha 24 anni, Altay Bayındır. La seconda opzione, la terza opzione, anche qui anteprima nel canale del vostro amico 7 da Coppe, il Dibu Martinez dell'Aston Villa. Oggi è uscito il Corriere dello Sport con questo articolo qua. Io l'ho dato il 15 di febbraio quando mi è arrivata a me la notizia direttamente dalla fuente inglese. La Roma ha cercato informazioni su il Dibu Martinez. Questi finora sono i tre portieri. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se questo video vi è piaciuto, un bel like, un commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque sia, Soyuncu contro la Roma. Vi ricordo una cosa, ragazzi, quando la Roma ha fatto contro il Leicester stava ai gabinetti per un attacco di diarrea. A presto e arrivederci. Ciao a tutti, ragazzi.